Buongiorno. Ciao. Nora è ancora in bagno. Bene, era te che cercavo. Ora devi anche metterle le cose a posto. Non lo faccio da una vita. Adesso però vengo pagata, quindi è un passo avanti. Ho parlato con un agente immobiliare, mi ha fatto una proposta interessante. Di che cosa parli? Lo riconosci? Sì, l'albergo Wiesengrund. È in vendita. Esatto. E avrò sicuramente bisogno di una brava direttrice. Vuoi comprare quell'albergo? Se tu dici sì, è la tua opportunità, Luisa. Potresti realizzare il tuo sogno. Vorresti comprare l'albergo Wiesengrund e affidare a me la gestione? Sì, potrebbe essere il nostro albergo. Soci paritari, cosa ne pensi? Henning, è assurdo, non posso accettare. Certo che puoi, o preferisci piegare i vestiti di Nora per tutta la vita? In questa casa faccio anche tante altre cose. Ma senza entusiasmo, il tuo sogno è un albergo tutto tuo. Io ho il tempo e i soldi per realizzare questo sogno. Non capisci, Henning. Questo è un sogno che ho sempre desiderato realizzare solo con le mie forze. Se si tratta di questo, non dovresti rinunciare solo perché pago tutto io. Mi puoi restituire la tua parte con calma, se vuoi. Questa è un'offerta davvero fantastica. Ed è un gesto molto generoso da parte tua, ma... ci vuoi pensare su, questo lo capisco. In ogni caso, lo vendono oggi all'asta. È un'occasione che non capita tutti i giorni. Lo vendono oggi. Questo lavoro può farlo chiunque. Inoltre qui non hai tante prospettive. Questo albergo aspetta soltanto te. Dimmi di sì e realizza il tuo sogno. È semplicemente assurdo. Hagen non spingerebbe mai Nora a rilasciare falsa testimonianza. Non ti sei accorto che in aula Nora era molto combattuta sul fatto che venissi o meno scagionata? Forse questo era dovuto al fatto che hai ripudiato tua figlia per tutti questi Richard, anni. Richard, apri gli occhi. Hagen ha anche nascosto la lettera d'addio di Victoria senza farsi scrupoli. Trattenere una prova è molto diverso dall'esortare una persona a testimoniare il falso. Hagen è un avvocato, la legge la conosce bene. Tanto bene da tentare di far finire in prigione un innocente. Prima dell'udienza Hagen mi ha dato la sua parola che avresti avuto un processo equo, e così è stato. Semplicemente perché all'ultimo secondo Nora ha deciso di non dichiarare il falso. Il mio destino era legato a un filo. D'accordo. Ammettiamo pure che ci sia stato questo colloquio tra Hagen e Nora. Io non sto accusando Nora di mentire, ma può aver frainteso quello che le ha detto Hagen. Allora chiedilo a lei se non vuoi credere a me. Però guardati da Hagen. Ti ha già ingannato due volte. Non puoi più fidarti di quell'uomo. Che cosa succede? Niente. Se volete scusarmi. È stata appena scagionata e ha ricominciato subito con i suoi intrighi. Cosa gli ha detto questa volta? Solo quello che lei avrebbe dovuto dirgli molto tempo fa. Buongiorno, Conrad. Conrad? Stavi sognando? Tu? Sì, sono io, Mike. Abito qui. Vuoi un caffè? Ci sei solo tu. Ah, vuoi dire che è stato qui? Fantastico, allora ha funzionato. Sì, ma adesso sono sveglia e lui è già andato via. Forse è solo andato a comprare il pane. Ah, sì, certo, per fare colazione insieme il primo giorno.
E non ti ha detto se aveva qualche impegno? Ieri sera sono andata a prendere dello spumante giù al Barney e quando sono tornata lui si era già addormentato. Ora capisco. Allora non avete parlato per niente. Forse a lui andava bene così. Per questo è andato via. In fondo era quello che volevi anche tu. Non volevi una relazione seria. No. Niente affatto. La mia stanza è pronta? È tutto a posto. Sei arrabbiata? È stata Annabelle a volerlo, te l'ho detto. Mi devo abituare anch'io all'idea che riordini tu la mia stanza. Come se questa fosse una novità. Com'è stata la prima notte nella tua nuova camera? È stata favolosa. Non c'è paragone con questo buco sotto al tetto. Che tu ci creda o no, a me piace tanto stare qui. E comunque, forse le cose cambieranno anche per me. In che senso? Enig mi ha fatto una proposta. Vorrebbe comprare l'albergo Wiesengrund. E così mi ha chiesto se volevo assumerne la gestione. Dovresti dirigere un albergo con lui. Spero che tu abbia accettato. Beh, non ancora. Nora, questo significherebbe lasciare Falkenthal e soprattutto lasciare te. Oh, no. Ti preoccupi ancora per quella sciocchezza che ho fatto tempo fa? Quella sciocchezza ti è quasi costata la vita. Perché in quel momento stavo molto male. Adesso ho un buon rapporto con mia madre. Con Annabelle van Weyden è difficile stare tranquilli. Non è una cattiva persona. Tu non devi assolutamente perdere questa occasione. Ma io ho sempre voluto realizzare questo sogno da sola, con le mie forze. Ah, se aspetti di mettere da parte i soldi lavorando qui, sarai così vecchia che non ti ricorderai più qual era il tuo sogno. Ti stanno offrendo un albergo su un vassoio d'argento e anche un marito, più di così. Io e Enig saremo soltanto soci in affari, questo sia ben chiaro. In ogni caso non devi perdere questa occasione. Stai dicendo che potrei lasciarti qui da sola con tua madre Annabelle? Ma certo. Ho una nuova camera, dei bei vestiti. Sono sulla buona strada per diventare una figlia altolocata. Non ti devi più preoccupare per me, Luisa. È strano sentirti parlare così. Richard, mi stavi aspettando? Se vuoi, possiamo parlare anche subito del progetto brasiliano. Pensavo di fare quattro passi, se sei d'accordo. Sì, certo, perché no? Hai già dato un'occhiata all'andamento del dollaro? Dovremmo tenerlo d'occhio, soprattutto in questo momento. Ce ne occuperemo dopo. Adesso vorrei chiederti una cosa. Ti ascolto. Dimmi un po', riguardo al processo, c'è per caso qualcosa che mi hai tenuto nascosto? No. Perché avrei dovuto? Che vuoi dire? Ti sembra così strano che io voglia avere fiducia nel mio avvocato? Assolutamente no, ma credevo che ne avessi. Annabelle dice che volevi indurre Nora a rendere falsa testimonianza. Richard, Annabelle direbbe qualsiasi cosa per nuocermi, oltre a cercare di discolparsi. Il giudice ha detto che è innocente. Un momento, il giudice non aveva prove sufficienti per incriminarla. E la testimonianza di Nora Maywald? La testimonianza di Nora Maywald. Quella testimonianza dimostra solo che io non l'ho indotta a fare proprio niente. Oppure credi che avessi qualche interesse nel vedere libera Annabelle? Va bene. Allora non avrai niente in contrario se chiamo la signorina Maywald per sentire cosa da dire al riguardo. Sembra troppo bello per essere vero. Neanch'io riesco a credere che potrei avere così presto il mio albergo. E Nora? Non ha creato problemi per il fatto che potresti andare via? Credo che si sia trattenuta perché sa che è sempre stato il mio sogno. E adesso che con sua madre le cose stanno andando meglio. Certo, se tu andrai via, non vedrai più Simon. Hai idea di quanto viene a costare la lavanderia?
Per fortuna nel mio albergo ce ne sarà una tutta per me. Cambi discorso? Hai detto a Simon che volevi aspettare finché Nora non fosse stata meglio. Cerchiamo di essere realistiche. Non è passato tanto tempo dal tentato suicidio di Nora. Il fatto che ora vada d'accordo con la madre le dà forza, ma è ancora profondamente ferita perché Simon l'ha lasciata. E tu vuoi davvero perdere Simon? Eva, scusa, chi ti dice che voglia perderlo? Posso aspettarlo stando in un altro posto, dove non sarei costretta a vederlo. Ma tu non mi hai sempre detto che il destino ha fatto in modo che venissi qui a Falkenthal perché era già scritto che incontrassi Simon? Ma il fatto che ora possa realizzare il mio sogno non è anche quello un segno del destino? Già, ma credi che Simon ti aspetterà se tu adesso te ne vai? Tu volevi che Nora Maivald giurasse il falso. Mi hai mentito troppe volte, Hagen. Che diavolo ti sta succedendo? Volevo solo che l'assassina di Victoria finisse in prigione. Come potevi pensare di sostituirti al giudice di un tribunale? L'hai sentito con le tue orecchie. Nora ha scagionato Annabel. Sono tutte bugie. Nora non ha visto proprio niente. Annabel le ha offerto solo più di me. Che cosa vorresti dire? Eri presente anche tu, Richard. Nell'aula del tribunale Annabel ha offerto a Nora delle quote dell'azienda. Voleva, davanti a tutti. Voleva solo evitare che Nora ti desse ascolto. Per non farsi accusare di aver giurato il falso. Dovrei chiederti io che cosa ti sta succedendo. Da quando credi più ad Annabel che a me? Da quando ho capito che non mi posso più fidare di te. Che cosa ti aspettavi? Di certo non che difendessi l'assassina di tua figlia. Mi dispiace, Hagen, ma data la situazione, le nostre strade si dividono. Quindi mi cacci, eh? Devi credermi, speravo che non si arrivasse a questo punto. Maledizione, Richard, allora non cacciare via me, caccia lei! Avevi promesso che non mi avresti più nascosto nulla, ma l'odio che hai per Annabel ti ha fatto perdere la tua obiettività. Annabel è un'assassina, Richard. Stammi bene. D'accordo. Allora caccia me e diffida di Elena, la donna che ti ama sopra ogni cosa. Ma ti assicuro che anche da morta, Victoria non te lo perdonerà mai. Stammi bene. Oggi siamo un po' distratte, vero? Lascia stare. I cocci portano fortuna. A me purtroppo no. Conrad? Questa mattina è sparito e non mi ha lasciato neanche un bigliettino. Che maleducato. Non si fa così. Io mi sono tolto il vizio da tanto. Quale? Metterti le dita nel naso? Un latte da portare via, grazie. Scusate, buongiorno. 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 Che c'è? Ti stai comportando male? Non io, bensì Conrad. Tanti auguri. Negli ultimi giorni ti ha ignorato. Se ora ti tratta male, ha fatto progressi. Ci metto il pepe nel tuo latte. Allora avete... Voglio dire, adesso siete molto più che buoni amici. A quanto pare no, altrimenti sarebbe rimasto a casa. I tipi come Conrad sono troppo corretti per fare toccata e fuga. Sì, però lui è anche un forestale. E questo che cosa c'entra? Una preda catturata diventa meno interessante. 2,50 e poi sparisci. Ah, non prendertela così. Hai detto tu che non volevi una storia seria. Fuori! Buona giornata. Sì? Ciao. Luisa, vieni.
Mi dispiace che ieri sera abbia dovuto servirci tu alla cena di Annabelle. Ero piuttosto imbarazzato. Non c'è niente di strano. È il mio lavoro. Faccio volentieri a meno di queste riunioni alla villa. Sicuramente non avverranno spesso. Adesso Annabelle van Weyden è libera. Prendiamo un caffè insieme? Il motivo per cui sono qui è... Non so neanch'io perché sono venuta. Che cosa c'è? Avrei bisogno di un consiglio da un amico. Ma forse sei l'ultimo a cui dovrei chiederlo. Allora non resta che dimenticare per un momento che non siamo più amici. Di che si tratta? Hennig mi ha proposto di occuparmi della gestione di un albergo insieme a lui. Un albergo qui a Falkenthal? No. Il Wiesengrun è un bellissimo albergo in Baviera. Se lo acquista oggi all'asta, potrebbe accadere tutto in fretta. Beh, gestire un albergo è un'offerta fantastica. Voglio dire, hai sempre sognato di avere un hotel tutto tuo. Beh, non sarebbe tutto mio, ma comunque... E in confronto al tuo lavoro alla villa sarebbe comunque come aver vinto la lotteria. Il fatto è che non so se posso lasciare Nora da sola. No, credo che adesso lei stia abbastanza bene. Quindi pensi che farei bene ad accettare l'offerta? Se è quello che desideri, se è quello che veramente vuoi, allora lo devi fare. E forse questa sarebbe anche la soluzione ai nostri problemi. Così non ci incontreremo più. Sì, certo, questo non accadrebbe più. Potrei anche riservarti una stanza nel caso diventassimo di nuovo amici. C'è posta per te? Ah, deve essere la commissione esaminatrice del concorso per designer. Di sicuro sono stata eliminata. Allora, che dice? Mi hanno ammesso alla finale! Ah, congratulazioni! Sapevo che ce l'avresti fatta! Dobbiamo festeggiare! Ti va di cucinare da te stasera? Non è la serata giusta, c'è in ballo qualcosa fra Elsa e Conrad. Bisogna capire cosa. Elsa mi ha raccontato che Conrad se l'è squagliata nel cuore della notte. Di sicuro avrà avuto una buona ragione. Probabilmente il panico del giorno dopo. Quando parli del diavolo. Ciao. 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 Posso parlarti un attimo? Ciao. Sì, certo. Di che si tratta? Di Elsa. Ho una sorpresa per lei. Ah, vuoi farti perdonare? Farmi perdonare? Per essere sparito ieri notte. Non sai che le guardie forestali si alzano all'alba? È tutto qui. Sì. Non dirmi che Elsa pensa che me la sia data a gamba. Beh, diciamo che era piuttosto delusa. Allora l'idea della sorpresa è azzeccata. Di che sorpresa si tratta? Questo è un segreto. Ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti e delle chiavi del vostro appartamento. Se sei disposto a pagare, conosco qualcuno che sarebbe disposto ad aiutarti. Barney, sono Sebastian. Ciao Sebastian, sono Lissy. Ciao Lissy. Cosa c'è? Per caso hai qualche incarico speciale? No, una consegna a domicilio. Si tratta di una sorpresa per Elsa. Ne ha davvero bisogno. Che cos'è? Non ne ho idea. So solo che Conrad Landman ti aspetta tra mezz'ora davanti al portone. D'accordo. Sì, sarà molto contento. Voglio dire, questa mi sembra una bella cosa. Mi capisci, vero? Tutto chiaro, il nemico ti ascolta. Sei molto discreto, a più tardi. A dopo, ciao. Elsa, posso andare via per un'ora? Certo, vai. Ok, grazie. A dopo. Sì. Ah, posso partecipare telefonicamente all'asta, molto bene. Un momento, mi scusi, avanti. Mi contatti lei non appena inizia l'asta. La ringrazio, molto gentile. Spero di non averti disturbato. Era la casa d'aste per la vendita dell'albergo. Ho chiesto un collegamento telefonico. Se dovessi fare un'offerta. Ci hai pensato bene. Ho le idee chiare su come voglio il mio albergo. Fantastico. Quello che ho io sono i soldi. Quello che mi serve sei tu e il tuo sogno. Ma solo ad un prezzo conveniente, perché se il prezzo non è troppo alto... Non ti devi preoccupare, Luisa. Sono abbastanza folle da lanciarmi in questa impresa. Ma non tanto folle da farmi prendere in giro, capito? Posso restare qui con te? Devi farlo.
Qui è in gioco il nostro futuro. Ma sai quanto sono felice che tu abbia accettato. Rickard, che cos'hai? È successo qualcosa? No, no. Ho appena parlato con Hagen. Mi ha calunniato di nuovo? Vuoi farmi qualche altro rimprovero? No, no. È stato costretto ad ammettere che in effetti voleva convincere Nora a dichiarare il falso. Questo significa che mi credi? Mi dispiace, avrei dovuto avere più fiducia in te. Oh, Rickard, eri sotto pressione da settimane e nessuno può capirti meglio di me. Ora che hai la conferma che non ti ho mentito, sei disposto a credere che non c'entro niente con la morte di Victoria? Annabelle, ti prego, non ne voglio parlare. Che cosa farai adesso con Hagen? L'ho pregato di non farsi più vedere. In casa mia non è più il benvenuto. Sarà stato un brutto colpo per te. Hagen ti era così vicino. Sì. Non era solo il mio avvocato. Era come un figlio per me. Non ho mai dubitato della sua parola. Già, fa molto male essere delusi da qualcuno di cui ci si fidava. La perdita di Victoria lo ha trasformato in un'altra persona. Ha perso completamente la sua obiettività. E io me ne sono accorto troppo tardi. Era naturale che tu ti fidassi di lui. Per fortuna Nora non ha accettato la sua proposta, altrimenti Hagen sarebbe riuscita a farti condannare. Pur essendo innocente. Grazie all'occultamento di prove. A proposito, Nora mi ha perdonata. Mi ha dato la possibilità di ricominciare da capo con lei. Spero che un giorno potrai farlo anche tu, Rickard. Hai fatto cose molto gravi in passato, Annabelle. E ne sono davvero pentita. A prescindere da quello che è successo ora, in futuro cercherò di fare in modo che tu non sia mai condannata ingiustamente. Va bene? C'è ancora un po' di vellutata alla zucca, signora Becker? È veramente squisita. Certo. Quando andrò via mi mancherà la sua cucina. Vuoi andare via? Ma Annabelle non ti ha chiesto di rimanere. È così, ma ho altri progetti. Voglio acquistare un albergo con Louise. E vuoi lasciarmi qui da sola con Annabelle? Lissi, non dirmi che ti mancherei. Certo che mi mancheresti. Se vai via tu non ci sarà più nessun ostacolo che si interporrà tra me e Annabelle. Appunto. Avrei altre ambizioni nella mia vita oltre che fare da paciere. Ed è già cosa fatta. Grazie. Non ancora. Oggi cercherò di comprare l'albergo all'asta. Incrocia le dita. Non riesco a credere che se ne vada. Soprattutto che Louisa vada con lui. Ero convinta che un giorno Simon sarebbe andato via con Louisa. In ogni caso, loro due sarebbero stati molto felici insieme. Ciao. Ehi, sei tornato presto. Mi sono portato del lavoro a casa. Nello studio mi concentro molto meglio. Scusami, hai già saputo il fatto che Louisa se ne vuole andare? Sì. Prima è passata da me in ufficio a dirmelo. Allora tu cosa ne pensi? L'offerta di Hennig è fantastica e lei ha sempre desiderato avere un albergo. Sì, ma non è un peccato che voglia andare via. Ma certo che è un peccato. Ma Louisa ha deciso così. Non sta a me dirle che cosa fare. Al suo posto avrei deciso così anch'io. Non è divertente dover servire tutto il giorno Annabelle van Weyden. E allora? Anche noi due lavoriamo per lei, eppure mi sembra che stiamo ancora qui. Non è che per caso hai anche tu una mezza idea di andare via con il signor Reichenbach? No, che dici? Io rimango qui. Vorrei soltanto che rimanesse anche Louisa. Mi mancherà. Ho accettato la proposta che mi ha fatto Hennig. Ho sempre pensato che il giorno in cui avrei realizzato il mio sogno sarebbe stato il più bello della mia vita. Allora perché non sono felice?
Non posso prendermi per sempre cura di Nora. E poi sembra che lei stia davvero meglio. E Simon? Beh, se non avesse voluto che partissi me l'avrebbe detto, giusto? Sto cercando un motivo per tirarmi indietro. No, è quello che ho sempre desiderato. Avrò l'albergo dei miei sogni. E cosa accadrà tra me e Simon? Lo deciderà il destino. Ciao, mamma. Sei di buon umore? Hai dato un'altra lezione a tua sorella? Molto meglio. Hennig e Luisa andranno via da Falkenthal. Come hai detto? Lui vuole comprare all'asta un piccolo albergo per tutti e due. Ma io gli ho chiesto di rimanere al suo posto in azienda. A quanto pare lui preferisce stare con Luisa. Così tu avresti via libera con Simon Baker. Ma c'è un piccolo dettaglio. Lui non è interessato a te. Questo si vedrà. Adesso che Hennig va via, meriterei una piccola promozione, non credi? Perché te la meriti? Se io non avessi mentito per te in tribunale, adesso non saresti qui. E se io non avessi coperto il tuo ridicolo tentativo di suicidio? Come vedi, siamo pari. A Richard farebbe una buona impressione vedere che tieni tua figlia sotto la tua ala materna. Ma cosa avresti pensato? Al posto di Hennig. Tanto per iniziare. Assurdo. Al massimo puoi fare la segretaria, scordati quel posto. Anche tu eri una segretaria, finché non mi hai data via. Adesso tocca a me, mi avevi promesso delle quote dell'azienda. Non mi puoi più ricattare. Non hai nessun diritto alla mia eredità. Sei stata adottata. Allora vado a dire a Richard che mi tratti male. Non funziona più, mia cara. Richard si è scusato personalmente con me, perché non mi aveva creduta. Stai mentendo. Niente affatto. Mi sono liberata di Hagen, la prossima sarà Elena. E se non ti comporterai bene, sarà così anche per te, mia cara. Non mi accontenterò soltanto di una stanzetta e di quattro vestiti firmati. Mi dispiace, ma non hai altra scelta. Credevi davvero che ti dissi delle quote della mia azienda? Tu sei mia madre, te lo sei dimenticato! Non fa nessuna differenza. Ma se ci tieni tanto a renderti utile, puoi avere nuovamente il lavoro di segretaria. E ricorda una cosa. Preferisco bere il tè da sola. Non riesco a capire, la chiave non va bene. Ma è la chiave della stanza numero 4. E adesso che cosa facciamo? L'ospite sta arrivando. È la camera che ho prenotato? Posso entrare? Simon, sei tu l'ospite. Mi scusi, ci conosciamo? Sono io, Luisa. Non ti ricordi di me? Non puoi entrare, la camera non è ancora pronta. Perché no? Qual è il problema? La chiave non va bene. Ah, non va bene perché non è l'albergo giusto. A quanto pare mi sono sbagliato. Arrivederci. Simon, aspetta. Luisa. 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 Ti sei addormentata. Ho fatto un sogno bruttissimo. Che sogno? Non fa niente. Grazie per avermi svegliato. Tra non molto inizia l'asta. Andiamo a comprare il nostro albergo. Vai avanti tu. Io ti raggiungo tra poco. Thank you.
fatto bene, Simon? Sì. Già, si vede. Allora, che cosa c'è? Luisa va via da Falkenthal. Con Hennig. Cosa? Lascia la villa, per sempre. Questo non lo so. Hennig vuole comprare un albergo e le ha offerto la gestione. Spero tu sappia cosa deve fare un eroe. Le ho consigliato di accettare. La lasci andare via con quello sbruffone? Hennig permette a Luisa di gestire un albergo. Questo è sempre stato il suo grande sogno. Ah, sciocchezze! Hennig compra l'albergo solo per avere Luisa. Ma non eravate d'accordo di aspettare che le condizioni di Nora migliorassero? Sì, era questo il piano. Però evidentemente lei ha cambiato idea. Non è che per caso ha cambiato idea perché tu non hai cercato di trattenerla? Come facevo a trattenerla? È stata sua la decisione di andarsene con Hennig. Ok. Allora, tra voi due è proprio finita o c'è ancora qualche possibilità? Ci terremo in contatto. Andrò a trovarla. Ora dimmi la verità, ok? Era così che immaginavi il tuo grande amore? Deciderti a squillare. Drin drin. Conrad. Ciao. Non mi aspettavo di vederti adesso. Chi esce presto la mattina torna presto la sera. Ah, per questo quando mi sono svegliata eri sparito. Dovevo controllare la popolazione dei caprioli e loro mangiano sempre prima dell'alba. E perché non mi hai detto niente? Non sapevo come avresti reagito se ti avessi svegliato alle 4. In modo brutale, lo ammetto. La prossima volta rischierò. Di un po', cosa è successo ieri sera? Volevi prendere qualcosa da bere? Sì, scusami, mi sono fermata a chiacchierare, ma si trattava di mio fratello, altrimenti non sarebbe successo. E io russavo. Come un forestale. Avresti un po' di tempo da dedicarmi? Perché? Ho una sorpresa per te. Una sorpresa? Ok. Hagen non è solo il tuo avvocato, fa anche parte della famiglia. Mi aveva promesso che sarebbe stato un processo giusto. Invece ha cercato di convincere Nora Maivald a testimoniare il però falso. Però lei non ha accettato di farlo. Questo non cambia le cose. Ha fatto leva sul suo coinvolgimento emotivo. Per indurla a incriminare la madre. Lei ha tenuto nascosto fino all'ultimo secondo che avrebbe potuto scagionare Annabelle. Non ti sembra sospetto? Era ferita e voleva umiliare Annabelle. Grazie al cielo, all'ultimo momento ha prevalso la ragione. Quindi credi che le cose siano andate come ha dichiarato Nora Maivald? Non ho nessun dubbio al riguardo. Questo significa che Victoria è stata davvero vittima del suo stesso intrigo. Ti rendi conto? Sappiamo tutti di cosa era capace Victoria. Non possiamo parlare bene di lei e accusare altri per tenere pulito il suo ricordo. Che ne sarà di Hagen? Gli ho detto che qui non è più il benvenuto. Hagen ha bisogno del nostro aiuto, non del nostro rifiuto. Tu sapevi che lui voleva convincere Nora a dichiarare il falso? Ma me l'ha detto solo ieri. Questo non mi sorprende. È diventata una consuetudine che tu abbia dei segreti con Hagen. Voleva essere lui a dirtelo. E questa è la correttezza di cui parli sempre. Non farlo, Rickard. Ti prego, non ti allontanare da chi ti ama davvero.
È troppo chiedere alle persone che mi amano di essere sincere con me. A quanto pare le divergenze fra lei e Rickard sono più rilevanti di quanto potesse immaginare. Aspetti un momento, la prego. Le devo parlare. Non si è attenuta al nostro accordo. Annabelle è libera. Mi ha fatto un'offerta migliore della sua. Bene. Allora può essere contenta. No, e sono qui per questo motivo. Mi ha ingannata. Non le ha dato le quote dell'azienda? È stato inutile testimoniare il falso, vero? Se lo avessi saputo, non mi sarei sognata di testimoniare a suo favore. Povera piccola Nora. Credeva che il legame di sangue contasse per lei. Annabelle ha sempre tradito tutti e sa una cosa. Non fa eccezioni con i suoi figli. La prego, deve aiutarmi ad avere la mia parte dell'azienda. Cosa dovrei fare? Nora, lei è stata adottata. E anche se riuscissimo a querelare Annabelle, non prenderebbe un soldo. Aspetti, aspetti, la prego, mi ascolti. Sappiamo entrambi che Annabelle è responsabile della morte di Victoria. La faremo parlare. Così lei avrà la sua confessione e in cambio mi dovrà dare le quote che mi spettano. Lei potrà farla incriminare per l'omicidio di Victoria e mandarla in prigione. Che cosa ne dice? È d'accordo con me? No, non sono d'accordo. Presto sarò radiato dall'albo. È finita. Oh, è arrivato Superman. Ehi! In questo momento non ho nessun incarico speciale per te. E per quanto ne so, non ci sono neanche vite da salvare. Non è un problema. Un paio d'ore dietro al bancone del Barney non mi faranno certo male. Non cantare vittoria, noi volevamo bere qualcosa e farti lavorare un po'. No, sono piuttosto stanco. La piccola consegna di Conrad non era una sciocchezza. In che cosa consisteva la sorpresa? Mi dispiace, non posso dirlo, è un segreto professionale. Spero almeno che ti abbia pagato bene. Per il trasporto? Sì, un piccolo extra, niente male. Senti, Lissy. Sì? L'idea di fare il corriere non è poi da scartare. Ma era soltanto uno scherzo. Che può essere una cosa seria, dovremmo pensarci bene. Noi? Io un lavoro ce l'ho, grazie. Anch'io. Ma non volevi evadere dalla tua triste esistenza di dipendente? Sono dipendente anch'io e non è affatto un'esistenza triste. Quando avrai vinto il premio di Designer Junior e sarai una libera professionista, le aziende litigheranno per averti. Sarebbe bello, vero? Sì, ma sono soltanto rientrata nelle eliminatorie, insieme a molti altri partecipanti. Comunque è già qualcosa. Ti faccio tanti auguri. Visto che siamo in argomento, noi volevamo fare un brindisi. Vieni anche tu, da Barney? Sì, certo. So che Conrad voleva mostrare il regalo ad Elsa. Perché non ci dai almeno un indizio su questa benedetta sorpresa? No, no, non dico niente, ma credetemi, sarà molto sorpresa. Attenzione. 3, 2, 1. Che cos'è questo? Il tuo bosco personale, creato dal tuo forestale di fiducia. È questa la sorpresa? Senza zecche, garantito. Aspetta. Tieni. È tutto quello che ti serve perché il tuo bosco stia bene. Non mi serve un sistema di irrigazione? No, ho scelto piante che non richiedono molte cure. Se lo dici tu. Le ho portate qui per te. Allora, che ne dici? Partecipo anch'io. Promette bene. A quanto pare c'è soltanto un altro concorrente in gioco. Offro 1,5 milioni. Non pensi che sia troppo caro? Per un albergo come quello è un vero affare. Spero che l'altro si ritiri. Offro 1,7 milioni. Possiamo cercare qualcosa che costi di meno. Ti assicuro che non è affatto caro. Lascia fare a me. Sto giocando a poker, ma non sono ancora arrivato al limite. Offro 1,9 milioni. Non voglio che commettiamo un errore. Conosciamo questo albergo, è perfetto. Non compriamo a scatola chiusa.
E io offro 2.100.000. Credo di averlo in pugno. Non posso più fingere, Luisa. Ora non più. Non è quello che provi anche tu. Dimmi che non provi niente. Sii sincera. Diamoci una possibilità. Sì, aspetto. L'altro fa dei calcoli. È davvero un osso duro. Si vede che si è innamorato anche lui dell'albergo. Ma se gli piace così tanto, allora... Ti ho promesso quell'albergo e tu l'avrai. Lascia fare a me. Sì, la sento. 2.350.000. Si sta agitando parecchio. È la sua ultima parola? Allora le faccio la mia ultima offerta. Io offro 2.000.000... Cosa c'è? Mi dispiace, non posso. Non posso andare via con te, è fuori discussione. Non si faccia illusioni. Presto Richard l'allontanerà. A quel punto sarà molto felice di avere di nuovo al suo fianco una moglie di cui si può fidare. È proprio sicura di voler fare questo? Manderà sua madre in prigione, si rende conto? E allora? A me interessa avere quello che mi spetta da 30 anni. So che tu non puoi essermi solo amico. Non desidero altro che poter stare insieme a te.